Buon dì, cari amici, che le vegoie conosce qualcosa della lingua piemontese, le piensi, le sento parlare, ed avrei qualche informazione qui, insieme a questa gente che parla in questa maniera, e ecco, insieme a questa lingua, che è una lingua molto ben antica, è una lingua preziosa da guarnire per le generazioni che avverranno. Mi presento, sono Michele Bonavero, faccio chiamare normalmente Michele di Bonavè, perché Bonavè è il mio nome e famiglia, e mi parlo piemontese, lo conosco per abbastanza bene, perché sono cresciuto, sono nato e cresciuto in una famiglia in la quale si parlava anche il piemontese, e diciamo che l'italiano era una lingua giunta, ma la lingua vera famiglia era il piemontese. E mi, il piemontese, lei ci c'hanno poca la vera, come diceva il grande magister Camillo Brero, e lei ci c'hanno da mamma, e da dopo da allora è entrata a far parte di me, lei pinendo smentialo, nel mac, ma col passare del tempo, quando che, insomma, i cavalli erano camminati bene gris, le mnume ancora d'aute veie, d'aute occasioni anche, che la vita la smonume, e lei dedica e dedico ancora tanto del mio tempo a questa lingua, alla cultura che la accompagna e a tante altre belle cose che sono gruppate a questa nostra lingua, la nostra patria cita, la patria piccola, patria cita che è il nostro Piemonte. E lei nomina Camillo Brero, e per chi lo sa, ma è giusto che tutto il mondo lo sappia, Camillo Brero è stato un personaggio tra i più importanti della lingua e della cultura piemontese. È stato colui che l'ha imprenduto il piemontese, l'ha imprenduto nelle regole di scrittura, e poi, da già che lo mostrava alla gente, alle massime a scuola, e lo mostrava anche in trasmissione alla radio, in televisione, quando che noi è fuori a questa possibilità, a questi tempi tecnologici. E ben diceva Camillo Brero, le stai cool che ha la prontà con gli strumenti che sono essenziali, perché spesso apprende la lingua, perché spesso mostrasse da bene, e perché questa lingua diventa ancora più importante e lunga già da sparchila. E Camillo Brero, le stai cool che ha la prontà, la grammatica che ancora adesso dovrà da tanti, grammatica della lingua piemontese, poi alla sane la sintassi della lingua piemontese, la metrica, la prosodia per chi scrive poesie, e un altro elemento importante, fondamentale per la lingua, alle cui davvero un vocabolario. Vocabolari piemontese ne è tanti, come anche grammatiche ne è tante, ma quella di Camillo Brero è l'ultima che è stata pronta, e alle cui forse più adatta ai tempi nostri, ai tempi moderni che noi viviamo. La stessa cosa spendisse per il suo vocabolario, del quale sono state fatte diverse edizioni. L'ultima, che è forse quella più
completa, è un volo in solo, quindi è piemontese italiano, e questo vocabolario, pochi anni fa, mi avevo il piacere di lavorare per fare una versione un po' piccita, un po' più ridotta, che non aveva così l'idea, la fantasia, chiamela un'edizione sacucciabile, proprio perché la dimensione del libro è tale che sta tranquillamente a sacoccia, quindi sacucciabile per questo motivo. E dizia che il vocabolario e grammatica piemontese ha sue sortine diverse. E proprio per armarché l'importanza della nostra lingua, vedive che la prima grammatica, il primo vocabolario, ha sue sortine, pensa un po', lontano 1783. E l'autore di quest'opera è stato il medico Maurizio Pipino, che era il medico di Corte Savoia, era il medico alla corte di Duca Savoia, e a quell'epoca lì era Vittorio Amedeo III, era il duca in quei anni lì. E il medico Pipino alla via Borsu pronte questo strumento per la comprensione della lingua piemontese, in omaggio a una principessa della corte Savoia che era forestiera, era arrivata da un paese, dunque aveva difficoltà con l'italiano, figurarsi con il piemontese. E quindi il medico Pipin aveva forse pronte queste edizioni proprio per dare la possibilità di comprendere questa lingua nuova che si trovava in Piemonte. E poi appresa sono state altre edizioni grammatiche, sono state diversi vocabolari, sono state pronte più o meno grosse, più o meno importanti. E tutti questi insieme ha permesso di avere un insieme di informazioni linguistiche insieme al lessico piemontese che ha dimostrato come sia tutt'altro che povero. E diceva che mi le sempre parlare piemontese. Ha sempre fatto parte della mia abitudine a parlare e ancora adesso sono ben contento di avere questa conoscenza. E quando capita l'occasione, mi ingaggio, mi impegno per trasmetterlo ad altri, per trasmettere ad altri le conoscenze che le mie informazioni per fare in maniera che questa lingua sguerna in tal tempo. Bene, se vivuma il momento molto ben malfè, molto momento difficile, anche qua le lingue cite come il piemontese. Lingue minoritarie, come vengono chiamate dagli cui che sono importanti, pian pianino perdo un po' di territorio, un po' perché il monte è in cammino che si orienta, che arrobata verso quel fenomeno che è non è proprio una bella cosa, che è la globalizzazione, andava che vorrei che si comportassero tutti alla stessa maniera, vivessero alla stessa maniera, parlassero tutti la stessa lingua e che fossero più neanche differenze. Ma tutto ciò è un abominio nei confronti delle identità culturali e tanti popoli
questa terra. E queste differenze culturali di popoli sono quelle che rendo più bella, che rendo più bella la, tutta la, l'insieme della gente che girula, che gibura, che traffica, che vive insieme a questo pianeta che le chiama Terra. E, perché mi sono appassionato a questa lingua? Prima di tutto, l'hai già detto, perché è la mia lingua, la mia madre lingua, o padre lingua, perché lei è un prendura da mio padre, mia madre, dai miei grandi, dai miei c'è. E dunque è qualcosa che mi sento andrinta, non manca andrinta alla testa, ma andrinta all'anima. È qualcosa che andà ed sensazione che per me sono molto ben importante e che servo a vivere, servo anche a avere, insomma, d'orizzonte, ad avere il but, di scopi, anche faccio. E, perché? Perché questa lingua, come l'hai già detto poco annans, è una lingua non nuova, ma è una lingua molto ben bella. E senza vorrei stufirmi, ma tanto per dire qualche informazione, la lingua piemontese è una lingua che è nata, che è formata tanto tempo fa, tanti secoli fa, più o meno quando l'impero romano le slargasse, le spantiasse da Roma e poco per volta alla conquistata tutta l'Italia. E i romani, i latini, quando conquistavano terre nuove, submettevano il popolo nuovo, come che l'hanno fatto con tutti i popoli dell'Italia e buona parte qui dell'Europa e poi fino all'Asia, se ne anche dell'Africa. Loro portavo sue costume, portavo sue conoscenze e portavo anche la sua lingua. E sua lingua era la lingua latina, una lingua latina che a sua volta aveva d'influenza con il greco, aveva d'influenza con la lingua di Etrusco. Quindi a sua volta era non una lingua pura, una sua così da sperchila, ma era la risultà della mistura di altre lingue, ma è un po' lunga le capità a tutte le lingue del mondo. E dunque, quando che i romani hanno camminato a occupare i territori che in cui noi chiamiamo Piemonte, allora la chiamavo la Gallia, perché per loro era una zona quasi popolata dai barbari, no? Zone barbariche. E quindi quando che i romani l'hanno camminato in Beba, l'hanno camminato a parlare il latino, l'hanno portato il latino come la lingua di conquistatore, la lingua di padrone, questa lingua per volta le incontrasse con quelle che erano le lingue che parlava a quel posto, quelle che parlavano le popolazioni che vivevano in queste zone, in questi territori. E queste lingue erano lingue in parte delle popolazioni ligur, dei liguri, e in parte dei celt, dei celti. Infatti poi potremmo dire i galli, i gai, ma i gai aiero, i galli aiero, popolazione di celti, che popolazione di celt. E quindi poco per volta la presenza a due lingue parlare contemporaneamente insieme dalla gente ha dato origine a una lingua nuova che con il passare di secoli alla piana una sua struttura, una sua forma ben definita,
questa lenga che adesso chiamiamo il Piemontese, ha una classificazione per cui sono gli studiosi le materie linguistiche, è una lenga gallo-romanza proprio perché diciamo che lei è la risultata dell'incontro di due lingue, che una è la lingua romanza, la lingua latina, e l'altra è la lingua di Galli, di Gai. Questa lingua, pian pianino, come diceva, con la sparizione che le pestaie dell'impero romano e poi i periodi un po' più confusionari, diciamo, mi pare, all'età mesa, il Medioevo, Moyen Age, no? Come si dice anche in Francia, ha abbandonato sempre più il latino per diventare una cosa indipendente. E noi Roma, come cultura piemontese, poduma blaghe, poduma vantese, del fatto che la nostra lingua ha avuto i primi testi scritti, dei quali alle rimane la testimonianza scritta, carbunto. Tra il secolo X, il secolo che fa X e il secolo che fa XI. E questi primi scritti, che sono i più antichi, che noi in Roma, in nostro possesso, di Dancoi, vengono chiamati i Sermoni subalpini, perché sono stati scritti in la regione subalpina, cioè quella che è sotto gli Alpi. E sermone proprio perché ero 22 prediche che ero scritte insieme a una bergamena, una pergamena, e la carta era ancora poco dovrà, quindi più che altro scrivevo insieme a questo materiale. E questi sermoni subalpini sono prediche, o meglio, desbos prediche, che sono neanche precise in quale zona del Piemonte attuale essi state scritte. Ci sono diverse teorie, chi ha la zona del Verschleiß, chi invece ha l'Alta Valle Susa, ma diciamo che gli studiosi sono ancora lì in cammin che cerco et capì. Cosa che le capita, però la cosa importante dal punto di vista linguistico è che in queste prediche la lingua che le sta a durare è ancora non è il piemontese che parlo mia adesso, è una lingua che dimostra come che si fosse stata una mistura e parlare diverse, perché in questi sermoni noi troviamo parole che sono praticamente le stesse al latino e troviamo parole che sono estremamente simili al francese, e poi ci sono altre parole che sono più in latino, sono ancora in italiano, ma associamo a quel che sarà il volgare italiano, cioè con l'evoluzione anche lì del latino, che stai nella parte center meridionale dell'Italia. E poi, ecco, troviamo le prime parole, mentre andai a cercare, le prime parole che decisamente sono molto ben più ausine al piemontese che non al latino oppure al volgare. E quindi Roma le prime testimonianze scritte, insomma,
deso un del secui, e quindi è una cosa molto ben importante dal punto di vista culturale letterario. E poi la lingua piemontese, appunto, a parte dai sermoni sui Balpin, ha una ricchezza di testimonianze scritte che con il passé di secoli diventa sempre più bondusa, in maniera da avere la propria una bella consistenza e permette di mettere insieme una storia della letteratura piemontese. E chi capodia per prim cogli tutte queste informazioni insieme ai vari test piemontesi scritti in tanti secoli che sono passati, chi è che capodia fa un travaglio pareil? E in più giunteie qui dell'epoca successiva, dei tempi d'usina alla scrittura al momento che compilava quest'œuvre. Niente altro che sempre il nostro Camillo Brero, il nostro magista. Difatti, chi è alla via Prontana, storia della letteratura piemontese, dai origini fino ai suo tempo, e che andà proprio in una bella informazione e a permette di studiare quella che è stata un po' l'evoluzione linguistica del piemontese. E in questa storia della letteratura poi sono stati scritti altri volumi di storia della letteratura da Gian Renzo Clivio, da pare Giulian Gasca Queirazza, tanto per fare due nomi, ma anche Dario Pasero, ma aveva diversi personaggi che hanno Pilin Pacot, che hanno qui e ragionato anche dal punto di vista critico insieme alla letteratura piemontese. E tutto l'insieme di questa letteratura andava alla dimostrazione di come che il piemontese sia una lingua povera, ma al contrario è una lingua signora. E è una lingua signora che man manca passava il tempo ed è sempre arricchisce le fasse più signora di vocaboli e di particolarità espressive, perdeie tutte le caratteristiche che ha per lei una lingua, no? E tra l'altro al di d'ancoi in Piemonte il piemontese è la forma che le pi conosceva, che le pi dovrà, che le pi parlà praticamente in tutta la regione. Però ci sono d'altre lingue piccite che hanno la sua identità, hanno la sua struttura e che spero consideresse anche loro lingue. Non mac, ma insieme al piemontese sono quelle che sono state riconosciute dalla comunità europea, dall'Unione Europea e poi anche dall'UNESCO come lingue minoritarie, ma lingue indipendenti. L'Stato italiano, come sempre, scomporta a sua maniera, per il motivo che allenando il posto e il momento di cercare di capire, come sia l'Stato italiano, quando è stato obbligato, perché la comunità europea l'ha comandato, a fare una legge, una lei, insieme al patrimonio linguistico nazionale, e ben nel
1999 il Parlamento italiano la fatta, una lei è scritta, andò a camminare a conoscere un certo numero di lingue minoritarie, di lingue cite. E per qualche motivo, come lei dice, che alle malfè capì, in questa lista il piemontese è stato lasciato fuori. E fino al dencoi, insomma, del 2022, all'incura non riuscisse a far cambiare questa lista e a inserire il piemontese in questa lista. E dunque il piemontese, col che mi adesi parlo, all'enem arconosciuto dallo Stato italiano. Le lingue che invece sono arconosciute dallo Stato italiano sono il fran provençal, il provençal alpin, che poi le anche stai chiamato citan, perché insomma le stai cose anche politiche intermes, e poi è il valser, il valser deutsch, il tissue, che è forse la lingua piccita per il numero di parlanti per i territori antiquai, questa lingua è stata dura, che sono limitate a due o tre ballate, tante ballate del Sesia, della Sesia ai piedi del Montreusa, e sempre ai piedi del Montreusa dal versant Valdustan la valada del Gressonei. E poi il patrimonio linguistico del Piemonte alle formata da un numero stragros e parlate piccite, cui che vengono chiamati dialetto, in montagna in certe zone diciamo i patois, cambia niente, e è interessante anche per avere un'idea, per capire un po' come che sono le cose, quelle che sono le differenze, fece un'idea di qual è la differenza tra una lingua e un dialetto. Allora, prima di tutto la lingua è parlata in numero non cit e persone, poi la lingua ha la sua grammatica, poi la vei o non avei un vocabolario, però insomma la cosa importante è quella di avere una grammatica che codifica le regole e quella lingua, perché le mac con le regole che la lingua per parlare in maniera giusta, e poi a spell a scriversi, a spell butè in forma scritta. E quindi queste sono le caratteristiche che ha una lingua. Anpi il lessic di una lingua è notevolmente superiore a quello di un dialetto, perché il dialetto è normalmente la forma d'espressione che le dovrà da una popolazione limitata, a volte anche magari da un paese, parlo in una maniera, in cui d'Ausina parlo già in un'altra maniera, l'annau dialetto, però il vocabolario alle piccit, alle formato da un numero di parole piccit. No, normalmente, ma è anche sì d'eccezione, comunque la regola più o meno è che i dialetti hanno un lessico, hanno un insieme di parole che sono gruppate alla vita di tutti i giorni, sono quelle che servono per comunicare un con gli altri senza fare insomma discorsi importanti, cioè fare discorsi su argomenti, tanto per fare un esempio il discorso filosofico, fare discorsi scientifici, anche perché una città comunità come potrebbe essere un paese o una balada, era non questa
anche i ranè arrivassi ad avere una cultura tale da dove andare così a tal fine, mentre invece l'onca riscontra in queste dialette, in queste parlate picite, c'è una grandissima specializzazione, nel senso che proprio perché la lingua era gruppata in maniera stretta alla vita, tutti i giorni, alle esigenze pratiche della vita, c'è un barone di vocaboli e verbi che sono gruppati, per esempio, alla natura, o i travai collegati alla natura, la coltivazione della terra, la coltivazione delle piante, insomma, o i travai anche sempre gruppati, se ne è, all'allevamento delle bestie o qualcosa d'altro. Mentre invece le lingue più grandi, che quindi hanno avuto la possibilità di si parlare da un numero più grande di persone, anche di insomma di slarghe gli orizzonti, ecco, una lingua ha un vocabolario in due, che per parlare, conseguenza anche scrive, su argomenti più importanti come per essi filosofiche, scientifiche, esistenziali, no? Quindi sul concetto che hanno una difficoltà più grande nel trovare le parole giuste. E, ecco, queste insomma che sono più o meno, facendo una cosa impressa, le differenze che hai tra i dialetti e le lingue. Ma la cosa importante è che una regione come Calais, il Piemonte, io parlo della mia regione, ma il discorso vale per tutti i posti del mondo, tutte le regioni del mondo, andua calabio ad lingue cite, andua calabio da dialetto, andua calabio patois. Questa differenza delle forme d'espressione, di comunicazione verbale, sono una ricchezza, sono un patrimonio culturale che ha un valore infinito. E tutto insieme, perché a Spennan fece una classifica in tal di una lingua grande, per fare un esempio, il piemontese è più importante, vale più che in dialetto parlare, ma che da 4, 10 o 100 persone in un posto, in una valata. È assolutamente vero, ha la stessa importanza da un punto di vista culturale. E dunque, aventa base per fare in maniera che abbia tutte la stessa riconoscimento da parte di chi che sta ai posti di comando, di cui che fanno le leggi dello Stato. Perché tutte queste differenze culturali sono quelle che tutte insieme fanno il patrimonio di una regione, di un popolo. E un popolo è vivo, un popolo è importante se ha una sua cultura, se ha una sua identità culturale. Perché questa identità culturale alle cula che permette di confrontarsi con altre comunità, con altri popoli, con altre culture, ma un confronto pacifico, ben inteso, non fece la guerra perché un'altra parla in un'altra maniera, per carità. Mi parlo in una maniera, ti parlo in un'altra, cercumo di capire, perché i popoli una volta, insomma, il piemontese esisteva ancora neanche, insomma, secoli e secoli andare. La gente capiva anche se arrivava da fuori, io trovavo la maniera di comunicarsi, si arrangiavo. Era bisogno del traduttore di Google insieme al computer, insieme all'ordinatore o al telefonino, no? Lo smartphone, che parole brutte. E dunque, patrimoni all'impatrimoni da difendere e da non lasciare scomparire, perché
perché ogni volta che a me una lenga e ogni dì su tutta la terra sparis quei che lenga, perché a me l'ultimo parlante con la lenga cita o col dialetto, e questa è una grossa perdita. È una perdita che per considerarsi equivalente a quella che a finire a vivere una razza di bestie, no? Tante bestie che vanno verso l'estinzione, che poi per volta ne ma più 10, ne ma più 100, ne ma più 2, ne ma più una cubia, e poi a finire. Ecco, quella lì è un patrimonio che le perdute per sempre, che le perdute per sempre. Però il vantaggio che l'uomo ancora adesso, insomma, con tutti gli strumenti tecnologici che l'uomo ha a disposizione, e questa registrazione che voi ha, questa immagine, questa mia voce che voi ha, ti senti, è una dimostrazione della potenzialità di questi strumenti, alle quali potrei trasmettere, registrare anche qualcosa che resta e che può essere vista, ascoltata dalle generazioni che venirà. E dunque anche una lenga, come una bestia, potremmo conservare un film, o potremmo conservare registrazioni, disegni, fotografie. Per una lenga noi potremmo guarnire la voce degli ultimi che la parlavo, potremmo guarnire una memoria a queste lenghe, e quindi fino a quando che sarà la possibilità per quei dun da usinese a queste memorie, quella lenga, quei dialetti saranno mai completamente morti. Mi sarai pinenda, sì, sai quanti anni, però la mia voce, mi la registro, la mia faccia, la mia bifa, la registro in un video, e poi ancora con la possibilità della ragnà di internet, e la metto in questa ragnà che è a disposizione di tutto il mondo, quindi all'ingrosso patrimoni che mi vado a portare a disposizione di altri. Poi lei non ha idea di quel che sarà il seguito. E le proprie in questa direzione che mio intendimento va, quando mi faccio qualcosa per la mia lingua, neanche tanto per la mia lingua, ma per le lingue, tutte le lingue, perché mi piace parlare le lingue del Piemonte, cioè buttare tutte insieme. A me sono un buon a parlare tutte, capisco non tutte in piastria, ma mi sforzo quando che trovo qualcuno che parla in una maniera simile, comprendo, capirlo, ed entrare in questa nuova forma d'espressione. Però sono tante. E dunque tutte queste lenghe del Piemonte che cerca da sé più memorie che sia possibile, più documentazione che sia possibile, documentazione scritta, documentazione registrata come son, come voce, come canzone, come musica, oppure anche come custe, con registrazione, qualcuno che parla, qualcuno che conta, che spiega qualcosa, che per essi è importante che sia guarnà e accessibile ad altri. E ecco, tra le mie attività, una le più importanti, perché porta via tanto tempo, perché è una cosa impegnativa, assungo mai picche desani che manterrei su, insomma, che è una cosa che mille ardita dai miei magister, da Camillo Brero, Remo Bertodatti, che insomma, a ero qui che l'avevo fondata la cosa, che l'avevo anandia questa iniziativa.
e dunque dizia che mi porto a la redazione e questo giornale che adesso mi faccio vedere il numero, basta che sia, questi diversi anni fa, un giornale che come a Sles si intitola Piemontese anche. Ecco, questo libro, cioè questo giornale che per lei diventa un po' più signor, un po' più sognà, perché ha anche foto a color, descritte a color, dunque è un po' più bello, fa un po' più piacere a lui, alle resta bella avanza, adesso l'unica e l'ultima pubblicazione tutta scritta in le lingue del Piemonte, preciso, tutte le lingue del Piemonte, niente esclusa, e le funzioni del materiale che uno riesce a trovare e colui, porta pazienza, ma sono me perché sono restato da solo, a portare la redazione di questo giornale. Questo giornale che sta nel 2022 a intra in plan che fa 40, quindi sono 40 anni che questo giornale ha sorto. E credimi pure che un giornale, una lingua cita, che abbia 40 anni di vita, non è una cosa da poco, non è per blaghemi, perché mi interessa niente, mi lo faccio perché voglio essere al servizio della cultura piemontese, ma è una cosa importante che sia 40 anni che va avanti questo giornale. E che alle 40 anni che c'è gente che rulesca, c'è gente che collabora, gente che manda i suoi scritti, poesie, prose, giochi enigmistici, arsette di cucina, articoli di storia, di cultura, ecco, insomma, è una cosa culturale. Andua che entra nella politica, entra nella religione, va bene per tutti, sono tutti gli stessi. L'importante è che accetto questi principi della cultura come maniera universale di confrontarsi e di rapportarsi tra uomini e anche le femmine, a capire, uomini in un senso generale come umanità. E quindi il fatto di avere la possibilità di pubblicare qualcosa è una cosa molto ben importante, come che è importante che al di d'anche, anche se insomma pinen con la bondosità del tempo, hai sia la possibilità di pubblicare libere scritte in piemontese, magari con da fianco la traduzione in italiano, ma non è un problema, no, anzi, serve a fare maniera da rendere più accessibili questi libri a un numero più grande di persone. E quindi, come l'hai detto prima, parlando di Camillo Brero, la grammatica e vocabolario e compagnia bella, e lei parlava che esiste una storia della letteratura, ma questa letteratura, insomma, quasi la sua totalità, è stata stampata, agli documenti, agli libri, agli test, ad antologie, in due che a spero trovesse queste documentazioni. E nelle biblioteche esistono questi volumi, quei due un po' più rari, quei due meno rari, capisci? Quei più antichi sono più rari da trovare. E in questa grande scatola, chiamiamola parei, che ha l'etichetta da fuori, cultura, andrinta i truma, non mag le poesie, non mag la prosa, non mag le conte, non mag le faule, non mag le filastrocule per le masnà, ma i truma anche da altre cose che sono estremamente importanti e preziose. Per esempio la lingua piemontese, le lingue del Piemonte, ha una grossa tradizione teatrale,
esiste una storia del teatro piemontese che è incamminata, potremmo dire che il primo testo teatrale è stato scritto nel 1700, che è il Cun Piulet, ma diciamo che la più grande produzione testo teatrale in piemontese, quella che è stata chiamata giustamente l'età d'oro del teatro piemontese, incammina dalla seconda metà del secolo XX, del secolo che fa 19, e arriva fino ai nostri dì, anche se ai nostri dì, diciamo che la produzione teatrale è molto ben limitata, perché è meno gente che è all'ESA, è meno compagnie che rappresentano il teatro piemontese. Ma con tutto ciò, alle un settore di questa cultura piemontese che ha una grossa importanza. E insieme a teatro, anche perché poi in certi casi gli esausino, smascio, eccetera, i Roma hanno capito che è quella della canzone, le canzoni popolari. Quelle canzoni che sono nate dal popolo, che insomma, cantava gli episodi della sua vita, cantava mentre che lavorava, cantava quando che faceva festa, quindi il canto era non musica, perché non sempre con il canto era la musica insieme, ma era un'altra maniera di esprimersi, un'altra maniera di rendere viva e consapevole l'esistenza di un patrimonio culturale. Ecco, anche che poi anche su questo argomento le staie personaggi che sono ingaggiate per cui le vecchie canzoni, quelle che gli ero tramandate a memoria da padre in figlio, da madre in figlia, Costantino Nigra, che oltre che essere un importante politico della storia del Piemonte, poi dell'Italia, è stato il primo che ha incamminato a cogliere le canzoni popolari piemontesi. Poi, dopo la presa che era, le staie Leone Sinigaglia, che già guardava più l'aspetto musicale. Quindi, l'uomo ha tutta una serie di personaggi che nel tempo sono giuntasse e l'hanno fatto in maniera che questo patrimonio culturale, fatto diverse cose, sia stato imbarunato un po' da sì, un po' da là, ma come sia possibile identificarlo, sia possibile rintracciarlo ancora al di d'ancora. E voglio ancora dire una cosa, voglio ancora parlare di un'associazione che è stata fondamentale per fare in maniera che con l'arsinese di tempi moderni, con la modernità che dal Novecento pian pianino è sempre più impressa alle avanzate la maniera di vivere la gente, e dunque anche noi sì, in Piemonte, disia che è molto ben importante ricordare che nel 1927, dopo si trovasse Picanavira e si confrontasse sui vari argomenti della lingua, della scrittura, della grammatica, un gruppo di personaggi che alla viu particolarmente a cuore la sua cultura, la sua lingua, hanno fondato una associazione propria con la finalità, con il but di salvaguardare questi patrimoni e portarlo avanti nel tempo.
questo gruppo di persone in testa al quale insomma che era un po' il capfila era Pinin Pacot, Giuseppe Pacotto, insieme a Andrea Viglongo, Reste Gallina, Remo Formica, sono insomma stati un po' i fondatori, ma insieme a loro l'avevo anche collaborato a diversi livelli, poeta come Nino Costa o altri dell'epoca. E quindi all'avvio fondata questa associazione la chiamava i Brandè. I Brandè cosa che sono? I Brandè sono cui il nome i Brandè riferisce a cui due tocche fers o ghisa sagumà che normalmente amnesio abita andrenta al fornel del camin e la funzione questi tocche metallici all'era culo tenni sulle va il tocco di bosca bruciava dentro al camin per fare maniera che a bruciare su me, perché il bosco per bruciare, per la combustione, gli ha bisogno dell'aria, dell'ossigeno e quindi perché la combustione l'abbia un effetto più fusionante, quindi il fuoco scauda più a bruciare meglio il bosco. E ha bisogno che l'aria circola intorno al bosco. Dunque, abitanti, sti tocchi al bosco puntaià da banda del fuolè del fornel a sostenere, a tenere su i tocchi al bosco e a favorire la combustione e in conseguenza l'offerta del calore che la fiamma ha dato. E perché lanciano questo nome di Brandè? Proprio per come scomporto questi due tocchi fer che a servo a tenere viva la fiamma. E difatti di motto della compagnia di Brandè era quella tenere viva la fiamma. Tenere viva la fiamma della lingua e della cultura piemontese. La compagnia di Brandè è passata attraverso gli anni, è passata in tanti, insomma, più che 90, sono in una i 100 anni, e questa compagnia di Brandè praticamente esiste ancora adesso, perché era un'associazione particolare, un'associazione nella quale era la tessera, era la fotografia, spagava un cutis per far parte di loro. L'unica condizione per entrare la compagnia di Brandè era quella di gruppare a questi principi di salvaguardia, di tua, di sostegno alla lingua e alla cultura e dunque ingaggiasse, impegnasse, lavorasse, fare qualcosa per fare in maniera che la fiamma della cultura piemontese fosse sempre viva, a sdestisse i sanè. E un po' questo è il principio al quale un gruppo mio e al quale un gruppo tanti altri amici, non tanti perché al di da noi insomma Pinè restano tanti, giù Bellavanza ne è molto ben pochi e il grosso problema è proprio quello di trovare una continuazione, di avere la possibilità di avere giù che anche loro a entro in questo ordine di idee e a capire l'importanza dell'identità culturale, l'importanza del patrimonio, sua cultura, quel patrimonio che è stato ambaronato i secoli, da cui che sono noi prima, noi altri, cui che hanno fatto il Piemonte, hanno fatto l'Italia, insomma hanno fatto tante cose, anche nel mondo dal punto di vista amministrativo o politico, e a son cui che fin adesso l'hanno guardato questi patrimoni e che adesso vorrei io consegnare e trasmettere alle nuove generazioni, dar magia che queste generazioni trova pochi volontari, pochi che sono disponibili a scutè, anche Mac a scutè. Per carità, potremmo trovare 50.000 spiegazioni, 50.000 motivazioni, sono tutte valide, ma sono anche tutte sbagliate.
culcalè il concetto fondamentale alle cul che l'umanità, la civiltà alle nemma fatta macchine e vetture, da aeroplan, cose tecnologiche, ma alle fatta anche quelle cose che danno da mangiare all'anima delle persone. E queste persone, e queste sostanze, queste mangiare alle cul che andà la cultura. Una forma piuttosto che un'altra, che poi in tal tempo alle normale, alle accettabile, condivisibile, che sia il cambiamento, che sia la variazione, che vengono fuori anche cose nuove, ma alla fine deve essere un cordin che aggruppa tutto insieme, deve essere una cadena con gli anelli che si agganciano uno e l'altro, e questa cadena continua a slunghese nel tempo e asporta da presso questo patrimoni che è la nostra cultura. Adesso lei contavla abbastanza, cari amici, amise, mi se neanche a lei che mi scuterà, ma la cosa che poi fe con scusa, con la massima sincerità, le mandeva un saluto grosso, slarghe i bras per abbracciare tutti, e mi sono già contento se sarà anche un sul che ascolterà le parole che mi le dice, e da queste parole riuscirà a tirare fuori il giusto, l'essenza, butterà da parte la mia faccia, se sono bene, se sono brutto, se sono simpatico o antipatico, se parlo bene o se parlo male, ma riuscirà a tirare fuori quelli che sono i valori, i principi, quelle che sono le cose importanti. Tutto il resto alle qualcosa che passa. E poi la seve con le parole di un dei più grandi poeta piemontese, Nino Costa. E questa poesia che si intitola La Cupà. La Cupà sarebbe il bicer, la cupa piena di vino, quindi il simbolo dell'amicizia, simbolo del true sense, ma simbolo trasmette qualcosa, e anche se voluma dell'allegria, del vorrei se bin, e quindi in questa poesia Nino Costa finisce con queste parole: quanche il pare sta gucito a San Camino i nostri fiei. E noi voluma mi avevi fiusa che capita qualcosa, e che per da buon ai sia e fiei che vaganza la carza che pare all'anduertaie, che l'han mostraie, che l'han prontaie. Ciao a tutti e viva il Piemonte!